bentornati a tutti. Quest'oggi, nel nostro terzo caffè pedagogico, approfondiremo l'argomento dell'educazione spirituale, andando ad individuarne e ad analizzarne i principi cardine. Nella mia esposizione farò riferimento agli insegnamenti offerti dalla pedagogia e dalla psicologia dello yoga, con particolare attenzione alle linee guida universali sull'educazione, che ci sono state offerte da Paramahansa Yogananda, autore del famosissimo libro Biografia di uno Yogi. Bene, iniziamo col dire che l'idea di poter dare ai giovani un'educazione completa è stata molto sentita da Yogananda, che fu un importante filosofo e mistico indiano, nato nel lontano 5 gennaio del 1893 a Gorampur in India, e morto il 7 marzo del 1952 a Los Angeles. Grande maestro spirituale, amato e riconosciuto in tutto il mondo, come uno dei grandi ambasciatori dell'antica saggezza dell'India in Occidente. Nel 1917 nasce in India, a Ranchi, il modello educativo da lui fondato e successivamente Donald Walters, ispirandosi a lui, scrisse il libro intitolato Educare alla vita, dando quindi le basi a questo metodo educativo che si diffonderà poi in varie parti del mondo. Difatti sono state create diverse scuole in California e successivamente a Seattle, a Portland e a Lubiana in Slovenia. In Italia e in altri paesi questo metodo è presente solo in alcune realtà educative di tipo associazionistico, diciamo a sostegno dell'educazione parentale. Gli insegnamenti di Yogananda possiamo dire che continuano ad essere tuttora ispirazione per le persone di tutte le razze, di tutte le culture e fedi religiose, proprio perché rispondono ai nuovi bisogni educativi dei giovani attraverso una reale e concreta combinazione di praticità e di idealismo, che permette quindi di trasformare positivamente la vita emotiva, cognitiva, morale e spirituale dei ragazzi. Se andiamo a fare un'analisi più accurata di quelli che sono gli osservatori privilegiati nell'ambito educativo, sicuramente oggigiorno la scuola e la famiglia stanno al primo posto. E sono infatti questi ad avere la possibilità di cogliere tempestivamente le esigenze educative emergenti dei ragazzi, che emergono spesso e volentieri purtroppo da segnali di disagio. E tra gli insegnanti moderni sembra che sia sempre più forte il desiderio di poter realizzare una scuola gioiosa, che non curi soltanto l'intelletto, ma che sia ricca di proposte formative motivanti e di scelte consapevoli, finalizzate a coltivare il vero benessere degli allievi. E dal canto loro, è vero anche che i genitori dovrebbero imparare ad amare di più e meglio i loro figli, trasmettendo loro fiducia, sani valori e senso di responsabilità. Ecco allora che insegnanti e genitori possono trarre spunto dal metodo di Yogananda per trovare davvero nuove strategie di intervento educativo che non siano delle semplici reazioni ai problemi che si presentano quotidianamente, ma che insegnino loro ad elevare la coscienza e l'energia sottesa ai problemi.